a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial di come realizzare strutture con i palloncini. Oggi realizzeremo una motocicletta. In un precedente tutorial abbiamo già realizzato una motocicletta con i copertoni, dove abbiamo utilizzato tre palloncini lunghi da 260. Oggi invece realizzeremo questa motocicletta utilizzando un palloncino lungo da 260. Andiamo ad iniziare. Gonfiamo il palloncino e lasciamo 8 dita di palloncino gonfio. Il nodo. Adesso dobbiamo fare una pallina di 2 dita. Ok. E poi dobbiamo fare una torsione ad anello di 3 dita. Quindi curviamo il palloncino in questa maniera. Appoggiamo le 3 dita per misurare la torsione. Nel momento in cui va bene, schiacciamo e giriamo per legare. Adesso dobbiamo entrare la pallina nella torsione. Quindi appoggiandola in questa maniera e spingendola con i pollici all'interno, appunto, della torsione o asola, come la vogliamo chiamare. Adesso dobbiamo realizzare una torsione ad orecchia, quindi pallina, in questa maniera, accostiamo il palloncino, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. E abbiamo realizzato la ruota posteriore della nostra motocicletta. Adesso dobbiamo fare una bolla di 3 dita, poi una torsione ad orecchia, quindi pallina, accostiamo il palloncino in questa maniera. Tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Adesso dobbiamo fare ancora una bolla di 3 dita. Poi, per poter continuare a lavorare, dobbiamo inserire questa torsione tra le dita in questa maniera, per non fare slegare la bolla che gli abbiamo fatto e per poter continuare comodamente a lavorare. Quindi adesso dobbiamo fare ancora una bolla di 3 dita. E poi dobbiamo fare 3 palline di 2 dita. Quindi pallina 1 e giriamo 4-5 volte. Pallina 2. E giriamo 4-5 volte, pallina 3 e giriamo 4-5 volte. Questo per far sì che non si sleghino le palline. Adesso dobbiamo fare una bolla di 3 dita, quindi appoggiamo le dita in questa maniera e giriamo sempre 4-5 volte. Adesso accostiamo i palloncini in questa maniera, praticamente dove accostiamo dove ci sono le 2 bolle da 3 dita e le 3 palline, e giriamo tutto su se stesso in questa maniera. Ok. Adesso dobbiamo fare una torsione ad orecchia, che sarà il faro della nostra motocicletta. Quindi facciamo una pallina, la tiriamo e la giriamo su se stessa. Ok. E cominciamo a sistemare la nostra struttura. Adesso nel palloncino rimasto dobbiamo fare una pallina e poi fare una torsione ad anello come abbiamo fatto poc'anzi di 3 dita. Quindi curviamo il palloncino, appoggiamo le dita il momento in cui va bene, schiacciamo e giriamo. Ed entriamo la pallina nella torsione che abbiamo realizzato in questa maniera, spingendola con i pollici all'interno. Ok, giriamo. Adesso nelle 3 palline, le 2 palline laterali li dobbiamo fare diventare torsione ad orecchia, quindi pallina laterale la tiriamo e la giriamo su se stessa, la giriamo 10-12 volte. Adesso vi spiego il perché. Ok. Poi l'altra pallina laterale è lo stesso, la giriamo 10-12 volte, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, anche se di più non è importante. Adesso ci procuriamo uno spillo e dobbiamo bucare la pallina dove non abbiamo fatto la torsione ad orecchia, quindi quella centrale, in questa maniera. E come potete vedere abbiamo realizzato il manubrio della nostra motocicletta. Quindi, come vedete, abbiamo realizzato una graziosissima motocicletta. Vroom, vroom. Adesso Totino vi saluta perché deve andare a farsi un giro con questa graziosa motocicletta. Vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo tutorial. Ciao!